Alberto Maroldo, l'Opinione TV, siamo alla FNAC, nel consueto spazio del forum della FNAC e abbiamo davanti un personaggio più o meno inconsueto. Qui siamo sempre abituati a rocker, a cantanti, a gente che viene qui e muove l'ugola. Tu in realtà muovi le padelle e la lingua la fai muovere a chi mangia, perché abbiamo davanti, lo prendiamo anche se lo vedete, un signore che viene, dice il cognome, dice tutto però, Mauro Improta, dice da dove viene? Viene da Napoli, no? Da Napoli. Allora, questo è un progetto. Il tuo libro si chiama A tutto gas. A tutto gas per tutte le persone che insomma sono curiose di mettersi ai fornelli e di andare a tutto gas con queste 70 ricette che spaziano, diciamo, il filo conduttore è rappresentato dal tempo, sono ricette che vanno dai 10 ai 60 minuti. Prevalentemente di pesce, visto che vengo da Napoli, quindi una zona in cui insomma soprattutto dove lavoro il pescato del giorno di consueto viene portato insomma in questi ristoranti e noi ne facciamo parte, e quindi perché no insomma fare appunto queste ricette basate sul pesce. Senti, ma vogliamo ricordare chi è questo signore, questo oscuro signore Mauro Improta, mica tanto oscuro. Tu vieni da una trasmissione, il tuo boom, a parte lavorare a Napoli ti conoscono bene, sì. Stai lavorando a Rosiello, che dicevamo ristorante 33, sì, 1933, insomma, quindi terza generazione. Il tuo grosso successo negli ultimi tempi è una trasmissione con una signora ricciolona, bionda, come si chiama? Diccelo. Con Antonella Clerici, diciamo che tutto è partito da lì grazie a questo programma che ha preso piede, è da 11 anni da questa parte, è molto seguito e ha avuto modo insomma di entrare in tutte le case degli italiani con la cucina che ha preso piede soprattutto in questo ultimo periodo e fa tanta curiosità a tantissima gente. Tu sei quello delle sfide, sei quello che vince sempre. Esattamente, il format è quello, diciamo, insomma. Allora ci sono delle sfide con altri cuochi. Esattamente, cioè si presenta la signora con la busta della spesa, il format prevede questa gara di 20 minuti dove ci sfidiamo tra colleghi, insomma, è il piatto più bello, più saporito a questo punto, direi, vince, esplode. Va detto, perché io penso che sia anche la vostra curiosità, ma Antonella Clerici com'è? Come? Antonella Clerici mangia sempre, come la vedete in televisione, oddio così mio. È. Oddio quindi mio. Mangia, assaggia, divertente, disponibile, è una persona solare, proprio per questo riesce ad entrare vero, nelle case di vero, tutti è così, voi. È vero, assolutamente vero. È così, insomma. Sì. Ma quanti chili è ingrassata? No, questo non te lo posso dire. Non lo so. Quanti chili è... Ci sono fotografie su internet, qualcosa non si sa. No, con me. Okay. Comunque lo vedete come ovaglione, come è spigliato, già si è preso il microfono, io non lo tocco più e via, vabbè. Okay. Allora mi intervisti, dice, allora parliamo di te invece. Ma tu sei arrivato, dice vabbè, vado la prima volta, il debutto, com'è il debutto in televisione? Uno arriva. Ma guarda, ti posso dire che è stata la mia puntata, diciamo la più bella di tutte le altre che ho fatto, proprio perché sono riuscito, non so come, insomma, a nascondere l'emozione, a tirare fuori quell'adrenalina che mi serviva proprio per fare la mia prima puntata. E da lì poi sono andato avanti negli anni, maturando esperienza, conoscendo quello che è il dietro le quinte di una trasmissione televisiva, il backstage, tante cose che la gente della, insomma della non Rai, della Rai che la gente insomma rimedia. Noi dobbiamo un attimo tranquillizzarci perché c'è un pubblico dietro di voi, c'è un pubblico. Dicevamo, ho fatto una veloce puntata di là, perciò ci trovate mossi, perché c'era un problema tecnico. Comunque, vedi, il problema è avere a che fare con le padelle o con le macchine, le telecamere, esatto. Le macchine fotografiche, non si sa mai. Forse la padella è meglio, perché alla fine se non altro ti lascia un retrogusto. Dicevamo, un pubblico che non sa esattamente quello che c'è dietro una trasmissione Rai, lo immagina, e c'è davvero tanto lavoro, tanta gente che si dedica insomma questa trasmissione per far sì che possa andare avanti, come del resto vi ho menzionato prima, 11 anni, quindi tanta gente competente e professionale che rende questo programma visibile e ancora oggi seguito da tantissimi italiani. Ma tu hai fatto 70 ricette, no? 70. Ma in realtà sono antipasti, primi, secondi e dolci. Non ti puoi sbagliare, quindi è un menù per tutte le occasioni. A Cattadavilla. Purtroppo non sono napoletano, però cioè, mi dato tanti anni, dicono che parlo napoletano come un nolano, ma non lo so, non ho idea. Sta di fatto che è veramente interessante, tra l'altro devo dire, non perché ce l'ho in mano, ma è scritto in maniera
chiara, una cosa, un scritto segreto in maniera chiara, in maniera diretta, un po' insomma come lo si vede attraverso il video, sai, perché attraverso il video, quando si interagisce con la gente, prendi, salta, scalda, tira fuori dal forno, quindi molto diretto. Poi andare attraverso il video e passare poi le ricette sulla carta è fondamentale per le persone che insomma amano e hanno la passione, come noi addetti ai lavori, per questo lavoro, verso il cibo, verso la cucina, perché riesci a dare le basi, parti sulle basi e poi insomma spazi la fantasia, perché poi ognuno attua la sua scuola di pensiero in cucina, dico io, perché sesso tu... e cibo? Esatto, no, però avendo, vabbè, quelli sono, dei... sono comunque i controsensi, esattamente. C'è sempre il controsenso come fare l'amore in cucina, perché tu comunque ci devi parlare, devi avere proprio l'amore verso gli ingredienti che tratti, che manipoli, che trasformi per rendere poi un piatto eccellente. Quindi anche ricette facili, tipo, non so... Sono molto facili, c'è un tortino al cioccolato su un cuore morbido e una crema inglese, ci sono degli scialatielli, pasta tipica con seppia e pomodoro confitti, degli scampi in panino. Vesuvio di pasta in casseruola di totani e tartufi. Mi viene fame già solo a leggerlo. Non posso, qui è una poesia. Non poteva che essere un piatto di pasta quello che ho creato in onore della mia città, famosa in tutto il mondo per la sua arte nel cucinare i maccheroni. Esattamente, perché devi sapere che anticamente, quando insomma, non so se tu sicuramente ti ricordi, gli spaghetti quelli là lunghi che magari vedi nei film di Totò, quelli si chiamavano i macaroon. Ah. Anticamente. Poi è subentrato con la tecnologia, l'evoluzione, il nome, quindi poi abbiamo lo spaghetto, il pacchero, la calamarata e quanto altro, i formati di pasta, ma che sono sempre state e saranno ancora oggi i macaroon. C'è poco da fare. Non facciamo pubblicità alle marche perché non serve, che alla assolutamente, fine... quelle sono formate. Questo però è una curiosità da cuoco in erba, sai, quei single che a un certo punto uno dice vabbè, qualcosa devo sopravvivere, ma le marche veramente sono importanti o un vero cuoco fa quello che trova? No, le marche sono fondamentali, proprio per questo c'è la ricerca del prodotto e io sono proprio per questo, insomma, ricerca del prodotto e valorizzo qualora c'è il prodotto, come dire, quello giusto, quello che veramente si presta nelle cotture versatile, riesci comunque a manipolarlo e a gestirlo in vari tipi di cotture. L'azienda è fondamentale perché poi dietro c'è tradizione. Voi non vedete quello che c'è dietro, ma la gente si sta c'è l'acquolina in bocca. C'è tradizione che viene tramandata, quindi il lavoro viene tramandato da padre in figlio e vanno seguite queste norme per adattare poi tutto il cucino. Nel frattempo io ho trovato gli scialatielli. Questo devi sapere, scialatielli al basilico. Questa ricetta, questa tipica pasta molto diffusa a Napoli, è stato il mio primo piatto che ho preparato alla mia prima puntata alla prova del cuoco. Ah, è un piatto che mi porto oramai dietro, allora, come rito scaramantico, perché sono napoletano, quindi sono molto scaramantico. Leggilo tu allora, scialatielli. Al basilico con seppia e pomodori confitti, alla Maurino. Alla Maurino. Me lo sono autodedicato. Allora, noi adesso dovremmo leggerlo, magari in una parte, facciamo una parte laterale dell'intervista e tu leggerai questa cosa, che una pasta che adoro mangiare ma anche preparare. Ricordo di averli preparati la prima volta che sono stato in trasmissione da Antonella. Ed è stato un grande successo, perché se oggi siamo qua con un libro, insomma, devo dire che vale la pena. Aspetta, Stratello sta qua. Ah, eccolo qua. Pagina... Pagina 87, gli scialatielli. Signore, allora stavamo dicendo... preparazione 25 minuti e basta, insomma, alla fin fine. Sì, calcolando il tempo di preparazione della pasta, perché per qualsiasi pasta fresca... di consueto ed è consigliabile lasciarle riposare in un frigorifero coperto con una pellicola. Nel frattempo che la fate riposare vi preparate il sugo. Senti, ma adesso torniamo pronto un attimo alla tua trasmissione, ma sì, questa Clerici, sì, ma gli hai mai cucinato nel privato? Fate, non so, finita la trasmissione si chiude tutto e vi mettete a mangiare tutta la truppa, no? Ma sai, solitamente noi festeggiamo con una festa di fine produzione, in occasione di un compleanno, si spengono le telecamere e lì proprio, nello studio dove viene fatta la prova del cuoco sulle cucine, ci accingiamo con delle nostre, diciamo... prodotti tradizionali che portiamo, io da Napoli, un collega dal Friuli, un altro dal Trentino, e ci mettiamo lì e facciamo un po' di baldoria e cuciniamo insieme e festeggiamo insieme. Off camera, ci dispiace. No, non potete vedere, non potete vedere. A telecamere spinte. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio perché il pubblico qua, se no mi strappa qualcosa, altro che totano di pieno qua. Ma
il rapporto con gli altri cuochi, cioè tu hai lì un cuoco fra virgolette anziano, no? Cioè, che ogni tanto ormai fa solamente delle comparsate, sì. Pizzani, no? Sì, cioè, sì. Con lui com'è il rapporto? Cioè tu sei la nuova, la nouvelle vague, questa nuova, o no? O c'è un rapporto Ma di rispetto? C'è un rapporto di rispetto perché tutti noi addetti ai lavori, dovete sapere che dietro questo lavoro c'è un enorme sacrificio fatto di gavetta, fatto di esperienza, fatto di feste che non festeggiamo nelle grosse ricorrenze, quindi è molto dedicato, ci mettiamo davvero l'anima, perché io dico sempre tu a parte la trasmissione sei anche comunque cuoco di Rosiello, esattamente, Napoli, quindi sei impegnato con ristorante, trasmissione, manifestazioni, eventi e quanto altro, e ti vedono comunque impegnato H24, dico io, perché così è. E quindi alla fine se noi che ci mettiamo veramente la passione in questo ci rispettiamo, comunque ognuno di noi, come ti dicevo prima, attua la sua scuola di pensiero, poi è ovvio che ci sono comunque dei pareri, delle scambi di opinioni su quello che riguarda naturalmente sempre la cucina, ma cerchiamo di essere una grande famiglia e sento e spero insomma che lo siamo e che lo saremo ancora allora, per tanto. Con questo volemo sebbene ti lasciamo ai tuoi fans, anche perché c'è una sessione di firme, di autografi che me l'hai anche a me, perché a questo punto è minimo, voglio dire, sono costretto a prenderne uno. Signori, abbiamo presentato Mauro Improta, c'era un giocatore di calcio una volta. Improta. Abita vicino là dove lavoro io. Bravo, parenti no, non si sa. No. È vero che col calcio so. Oggi... Io a pallone so ci gioco, quindi non lo so. Perfetto. Quindi noi non c'entriamo nulla col pallone. A tutto gas, vi diciamo, io ve lo dico alla mia maniera, a Cattatevel, invece come si dice? A Cattataville. E cucinate soprattutto, perché poi comprarlo e basta. E no, fateci sapere. Fateci sapere, perfetto. Signori, Alberto Marolda e il vostro Improta vi salutano. Ciao.